tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Scusate l'assenza, ma non sapevo cosa girare e quindi sono stata un po' nel pallone. Il tutorial di cui vi parlo oggi è come fotoritoccare un volto. E, diciamo che si può usare molto su foto o personali o foto che facciamo a qualcuno dove ci chiedono di togliere delle imperfezioni, di far sì che la foto sia abbastanza perfetta. E io utilizzerò come inizio un'attrice che sarà Leighton Meester, non so come si pronuncia, come si chiama, comunque l'attrice di Gossip Girl. E poi ho utilizzato come seconda opzione anche il volto di una ragazza. Ho ricevuto la foto, poiché ho fatto una richiesta per una foto in modo che potete capire meglio il metodo. E poi dopo vedrete anche altre foto che mi hanno inviato, che ho utilizzato e potete vederli alla fine del video. Poiché le foto erano diventate un bel po', io ne ho selezionate quelle che si potevano più ritoccare e le ho messe nel tutorial. Iniziamo ad aprire Photoshop. Apriamo la foto che ci interessa. Ecco la foto che andremo a ritoccare. Come vedete, lei ha queste belle borse e cercheremo anche di togliere qualche piccola imperfezione. Mi duplico il livello in modo che mi tengo sempre sotto il livello base. Vado qui questa palestra di cerottini e vado a prendere lo strumento pennello correttivo. Vado a rimpicciolire un po' il pennello e vi spiego qual è la funzione del pennello correttivo. Il pennello correttivo serve a far sì, premendo Alt da tastiera, di sceglierci un punto che noi vogliamo duplicare, in modo che lui prenda i pixel del punto selezionato con i pixel del punto che andremo a correggere e uniformerà il tutto, facendo sì che riusciamo a togliere queste borse. Guardate, premiamo Alt, vado qui, trascino il mouse. Come vedete, abbiamo tolto questa montagnina di borse. Vado a correggere, premo sempre Alt. Come vedete, un occhio non ha borse e l'altro invece ce l'ha. Quindi facciamo lo stesso procedimento, premiamo Alt e adesso non ci sono più. Ora andiamo sempre nello strumento qui dove abbiamo preso il cerottino, chiamiamolo pennello correttivo, e andiamo a prendere lo strumento toppa. Lo strumento toppa deve avere come opzione destinazione, perché lo strumento toppa ha la stessa caratteristica dello strumento correttivo, ovvero prenderci un punto che noi andiamo a selezionarci, in questo caso, vedete, me lo duplico qui. E lui ha fatto questo problema. Perché? Perché lui ha preso sempre i pixel che io mi sono selezionato, me lo sono spostato sui pixel che dovevo andare a correggere e lui ha preso i pixel di questo con i pixel di quello e mi ha fatto questo casino. Prenderò io per togliere questo puntino qui una piccola parte di pelle, la prendo e me la sposto qui senza farla andare a finire sui capelli. Come vedete, mi ha tolto il puntino. Ora voglio togliere questo piccolo puntino qui sopra. Prendo sempre una parte di pelle e vado sulla parte che si avvicina a questa, più pulita, quindi senza puntini, e me la vado a destinare. Come vedete, ecco qui, tolto queste piccole imperfezioni. Ora passiamo a far sì che la pelle diventa abbastanza liscia. Quindi se ci sono piccole rughe, ne andiamo a cancellarle. Come facciamo? Prendiamo lo strumento sfondo copia, ce lo duplichiamo e andiamo su filtro, sfocatura, sfocatura migliore. Ecco, vedete? Allora andiamo a giocare qualità, lasciamo alta. Il raggio lo possiamo aumentare e cerchiamo di aumentare anche la soglia. Vedete? Si vede poco perché diciamo che la foto è un po' sgranata, quindi si nota poco questa differenza. Però, come vedete, qui ci sono le righette della fronte e qui non ci sono più. Premo OK. Come vedete, qua mi ha sfocato tutto quanto, quindi
vedete, è un po' più sfogato. Vado qui sulla maschera di livello e vado con il pennello a cancellarmi quello che io non voglio nella foto. Quindi ricordatevi sempre che il nero toglie, il bianco aggiunge. Quindi io mi vado a ingrandire il pennello, vado a cancellare quello che non mi serve, ma ci posso anche lasciare lo sfondo. Quindi vado a cancellarmi gli occhi. Ok, voi notate poco questa differenza, ma vi assicuro che la pelle è stata corretta. Ora cosa faccio? Andando qui sullo strumento, qui dove sta questi strumentini sotto la goccia, ci sta lo strumento scherma e lo strumento brucia. Come utilizziamo spesso nel make-up, questi due ci servono a dare ombre e luci. Andiamo sullo strumento brucia, che ci serve a dare le ombre. Cliccando sul livello della foto e non sul livello della maschera, io vado ad aggiungere, mettendo un'esposizione molto leggera, quindi un 10% va bene, io vado ad aggiungere ombre. Quindi aggiungo delle ombre qui, le aggiungo sui capelli, sotto al collo. Ok, se vedete che si vede poco questa differenza, andiamo a ripassare il pennello. Vedete? Già notate che qui è meno visibile l'ombra e qui invece c'è. Andiamo anche sui capelli e andiamo a scurire questo. L'intervallo deve essere su ombre. Una volta che pensate che la foto può andare bene di ombre, andiamo a premere sempre qui, a cliccare, andiamo sullo strumento scherma e andiamo a risaltare i punti luce. Quindi il naso. Come vedete, abbiamo ritoccato questa foto. Guardate prima com'era e adesso com'è diventata. Ora cosa facciamo? Prendiamo questi due livelli e andiamo, cliccando con il tasto destro sui due livelli, facciamo unisci livelli. Quindi prima era in un modo, adesso in un'altra. Ok, fatto questa correzione vi farò vedere il metodo usato su una foto di una persona che non sia un'attrice. Ecco questo. Apriamo la nostra foto. Ok, questa foto diciamo che è molto bianca. Faccio giusto una cosa al volo perché il tutorial non è incentrato sulla correzione dei colori ma sul fotoritocco. Allora, questa foto andrà duplicata. Prendiamo lo strumento pennello correttivo. Andiamo a togliere queste piccole occhiaie, cioè queste piccole borse, anche se non ci sono. Togliamo questo piccolo brufoletto. Prendiamo lo strumento toppa e andiamo a selezionarci una parte di viso e andiamo a togliere queste piccole bollicine. Ok, ora cosa facciamo? Prendiamo sempre lo strumento correttivo e andiamo a modificare questa ciglia che è messa. Andiamo a rimpicciolire il pennello e vado a fare piano piano in modo che io vado a cancellare. In questo caso, se vedo che non riesco a correggere bene perché mi continuo a mettere i pixel scuri, vado sullo strumento clone, rimpicciolisco il pennello e clicco piano piano, mettendo sempre il pennello con la punta sfumata, alt sempre, e vado su questa ciglia. Ok. Ora prendiamo lo strumento sfondo copia, ce lo duplichiamo, andiamo su filtro, andiamo su sfocatura migliore e andiamo a far sì che la pelle diventa più omogenea. Per farla diventare più omogenea basta cliccare su soglia, ecco, vedete? La pelle è liscia. Ok, ecco, vedete, già la pelle si vede che è più liscia. Prendiamo il pennello, andiamo qui sulla maschera di livello e cancelliamo gli occhi dalla maschera di livello, le labbra, in modo che lasciamo solo la pelle selezionata. In questo caso, come potete vedere, noi non possiamo passare direttamente allo strumento brucia perché questa zona è molto grigia, quindi andando a scurire noi facciamo sì che il grigio diventa più scuro. Per evitare questo, io aggiungere un nuovo livello e aggiungere un colore più scuro della pelle e poi premere ok. Dopo questo andiamo sul metodo di fusione e andiamo su colore. Con questo potete anche colorare la foto.
ok, prendo la gomma e vado a cancellare qui nei capelli, perché io dovevo correggere solamente questo, vedete, dovevo scurire. Ora prendo lo strumento scherma e vado a schiarire di più i punti luce. Facciamo sì che questa foto diventa più risaltata. Andiamo su ombre e luci. La quantità non sia esagerata. Dobbiamo andare in base a quello, in base alla foto. Ok. Ultimo ritocco, vedete, possiamo andare a schiarire con lo strumento scherma anche gli occhi. Ecco, come vedete la foto era così inizialmente, adesso è diventata così. Con questo il tutorial è finito. Io ringrazio Rita e tutte le altre ragazze, Anna nell'arte copertura gel, Antonella, Dora Correnti, Deborah e tutte le altre ragazze che mi hanno mandato le foto, e chiedo scusa se non le usate, però erano, diciamo, scattate molto bene e quindi non si vedevano imperfezioni e non sapevo cosa correggere. Per il resto vi saluto e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!